Mister, una sconfitta non è mai piacevole, soprattutto nel primo tempo cosa non ha funzionato? Non ha funzionato che purtroppo, come nell'altro gol precedente subito, è venuto da una leggerezza nostra, nel senso che in questo precampionato abbiamo subito 3 gol e tutti e 3 un pochino sulla falsariga, nel senso che non tanto per un problema di fase difensiva, ma un problema di possesso palla gestito male. Vuol dire che anche io dovrei essere più bravo a lavorare meglio in questi particolari. Anche davanti ha puntato all'inizio su Millico e Mendes a supporto di Forte, Caligara a mezzala destra, piede invertito, però avete creato poco. Sì, oddio, dentro i 90 minuti secondo me la squadra ha creato abbastanza. Nel primo tempo mi riferivo soprattutto. Sì, allora il discorso che secondo me c'è da fare un'analisi un po' separata dalla partita di oggi, perché se guardo la crescita sotto vari punti di vista del gioco, è cresciuta ancora la squadra dal mio punto di vista. È chiaro che è sporcata da questi due gol regalati e quindi bisogna essere lucidi nel pensare che rimanere focalizzati sulla crescita dei ragazzi, quindi su questo sono molto soddisfatto, però nello stesso tempo, come dicevi tu, i risultati contano. Non contano in queste amichevoli, per fortuna, ma contano per una crescita di mentalità, nel senso che non dobbiamo migliorare solo l'aspetto tecnico-tattico, ma dobbiamo allenare l'anima e la mentalità da risultato, che poi è determinante, nel senso che si potrà giocare meglio o meno bene, ma quello non determinerà il risultato lo determinerà proprio l'anima, l'atteggiamento da risultato, e quindi sotto questo punto di vista dobbiamo da qui a Verona sicuramente fare un salto di qualità. Sia Buca nel primo tempo che Kraaij nella ripresa molto bassi a ricevere palla quasi sulla linea dei due difensori centrali, è una sua precisa indicazione? Assolutamente sì, il primo tempo l'abbiamo fatto poco, Buca doveva farlo molto di più, perché quando porti tanti giocatori così sopra la linea palla, perché abbiamo sempre 7 giocatori sopra palla, dal mio punto di vista in quel modo hai molte più traiettorie di gioco, infatti l'abbiamo dimostrato creando tante situazioni, poi nel primo tempo la Recanatese magari si è difesa meglio e quindi abbiamo concluso meno, però sotto l'aspetto delle palle giocate nella tre quarti avversari sono state veramente tantissime. Bukele ha avuto un problema a fine primo tempo, come sta e come stanno anche Dionisi e Falasco, qualche acciacco per loro? Allora, Bukele di preciso non lo so, ma ha detto che ha avuto un fastidio alla caviglia e vedremo fra stasera e domattina. E invece Falasco ha un problema di pubalgia, infiammazione e Dionisi c'ha una tendinopatia, una cosa che gli si è infiammata nel primo giorno di questa settimana, quindi l'abbiamo un pochino gestito. È arrivato giovane, ne avevamo parlato dopo l'amichevole con il Tolentino, è un ragazzo che può occupare più ruoli nel campo. Lei come lo vede principalmente, mezzala sinistra? Ma è venuto per fare la mezzala, nel senso che è il suo ruolo naturale, poi il fatto che possa fare anche l'esterno basso di sinistra o anche la passata stagione ha giocato davanti alla difesa, questo è un vantaggio per lui e per noi in caso di emergenze, però è chiaro che è venuto per fare l'interno di centrocampo. Da qui al match di Coppa Italia si attende qualche entrata in ottica mercato per quanto concerne sia il portiere che la difesa? Ma non lo so, nel senso che le tempistiche del mercato, lo sapete meglio di me, sono complicate e quindi non sento questa pressione di dover aspettare per forza qualcuno. Prepareremo la partita con chi saremo e cercheremo di farla al massimo rispetto al gruppo di lavoro che c'è stato fino ad oggi. Per quanto concerne il discorso del portiere, con Guarna, discorsi totalmente chiusi o c'è ancora margine? Non è una risposta che non posso darvi io, nel senso che non conosco bene la situazione, è più una questione tra società e il giocatore, quindi io nel particolare, nello specifico, non potrei essere preciso. L'ultima, arriva il Verona tra 8 giorni, è un po' preoccupato oppure certe sconfitte fanno bene? No, e devono assolutamente, cioè il precampionato serve per questo motivo qui. Di Verona non mi preoccupa la Recanatese, ma mi preoccupa il Verona, nel senso che incontriamo una squadra di Serie A forte e quindi dobbiamo prepararla molto bene, crescere in condizione, in mentalità, che è determinante, perché al di là che sarà una partita contro squadre di categoria superiore, andiamo là per fare partita. E poi se saranno più bravi di noi o confermeranno di essere di un'altra categoria, stringeremo la mano, altrimenti ce la battaglieremo fino all'ultimo secondo.